Apertura della campagna elettorale del partito animalista, anche qualche amico di Italexit, se ho ben capito. Qualche domanda ai due candidati, candidato di punta è Cristiano Ceriello, partito animalista, e anche il nostro amico Andrea Perillo. Cristiano, quale Europa ti aspetti di trovare e quale Europa ci lasciamo alle spalle? Ma innanzitutto c'è da dire che questa è l'unica lista partito animalista Italexit per l'Italia veramente eurocritica che è presente alle elezioni. Siamo l'unico, questo simbolo, l'unico partito eurocritico che dice basta ai miliardi che vanno agli allevamenti intensivi, basta a uccidere la piccola agricoltura locale, insomma eccellenza anche soprattutto delle nostre regioni meridionali, e basta ovviamente violare i diritti dei cittadini. Faccio un esempio su tutto: l'aumento delle bollette che stanno subendo tutti i cittadini dovuti a una direttiva dell'Unione Europea. Quindi chi è critico se questa è l'Unione Europea, noi diciamo no e potete votare questo partito. È solo una piccolissima parte dei danni che sta facendo l'Europa, perché l'Europa è quella che sta armando anche l'Ucraina, è quella che sta fomentando la guerra e che sta veramente reggendo veramente la stecca a Biden. Sì, infatti io rappresento Italexit in questa coalizione, sicuramente è così, l'Europa secondo noi è il problema, quindi noi siamo per un'uscita totale, quindi con Italexit sono 3-4 anni ormai che andiamo avanti e vogliamo assolutamente l'uscita, perché riteniamo che sia quella la causa di tutti i mali, cioè non dobbiamo andare a fare aggiustamenti, noi dobbiamo uscire per andare a riconquistare sovranità, perché la libertà riteniamo di averla già persa. Quindi noi dobbiamo fare un'operazione di riconquista in questo momento, perché poi uno dei problemi è sicuramente attuale, che è quello della guerra, e non sappiamo dove stiamo andando. Questo sono miliardi, tra l'altro le banche che stanno investendo in armamenti sono soprattutto banche tedesche, banche francesi, e quindi c'è anche una banca italiana, e quindi poi alla fine torniamo sempre al punto di partenza, no? Quindi la questione economica, e quindi noi siamo straconvinti che bisogna assolutamente uscire. Perfetto, prossima domanda, fermati, le faccio io le domande. Cristiano, prima di essere un ottimo candidato è anche un ottimo avvocato, quindi le domande le vuole fare lui, le faccio io. Allora, Cristiano, il primo atto, facciamo le corna, sciollà, come diceva mia nonna, dovessi farcelo, io te lo auguro con tutto il cuore perché ti stimo e avrai anche il mio voto, lo dico pubblicamente, in diretta avrai anche il mio voto, il voto del partito che rappresenta. Vale doppio. Quindi voglio dire, il primo passo, la prima tua cosa che farai una volta eletto? Ma noi lo diciamo anche nel programma, uno dei passi importanti, siamo l'unica lista a dirlo, fermiamo il PNRR, che sono soldi che ci stanno indebitando. Tutto quello che sentite è tutto falso, nel senso che il PNRR non sono soldi regalati dall'Unione Europea, ma sono prestiti che noi torneremo indietro, stiamo finanziando la corruzione, è la prima volta che vediamo. Abbiamo un'Olimpiade dove 2 anni prima delle Olimpiadi ci sono già gli arresti, normalmente succede dopo, quindi assolutamente il nostro primo lavoro come partito animalista, ma credo che Italexit sarà d'accordo, oltre al discorso dell'uscita, del referendum eccetera eccetera, fermiamo il PNRR, sono debiti che voi pagherete, i nostri figli pagheranno e saremo schiavi dall'Unione Europea. PNRR è quella cosa che quando, non so se ricordate, Conte si inginocchia vicino alla Merkel, gli parla all'orecchio e lei dice va bene, e le garanzie sono i vostri appartamenti, i vostri immobili e gli immobili nazionali. La stessa domanda anche a te. Beh, la nostra è diversa, nel senso che il nostro è proprio quasi un sogno, quindi il nostro sogno è avere il primo parlamentare italiano che si alza nel Parlamento europeo e dichiara la volontà dell'uscita dell'Italia, quindi questa sarebbe il nostro obiettivo principale. Poi è ovvio che saremo linciati 3 minuti dopo, però siamo qui per questo, quindi è ovvio che bisogna assolutamente ostacolare la sovranità europea, perché poi la sovranità europea è la sovranità delle multinazionali, quindi noi dobbiamo andare a bloccare assolutamente questo gioco in un sistema europeo che non è un sistema democratico, e che tra l'altro, voglio aggiungere una cosa, oggi siamo forse nella città che ha rispettato le norme europee, perché se noi siamo candidati, l'unica circoscrizione che è la Corte d'Appello di Napoli,
che ha rispettato la normativa europea, guarda caso, quindi che l'ha recepita e quindi l'ha rispettata consentendoci la partecipazione. È ovvio che siamo arrivati in un sistema tale in base al quale le norme vengono rispettate, europee vengono rispettate quando fanno comodo, e questa è una cosa gravissima, e quindi è un abbattimento totale della democrazia italiana. Mi rivolgo perlomeno ai nostri ascoltatori, e siete veramente tanti, io vi abbraccio e vi bacio tutti. Dobbiamo dare una mano a questi ragazzi, lo dobbiamo fare veramente con tutto il cuore, perché sono anime ancora candide, sono persone veramente ancora pulite. Io faccio veramente, non sono super parte, se io mi dichiaro, essendo anche io animalista oltre che meridionalista, io voterò per Cerielo, e però votate anche per Andrea. Ragazzi, in bocca al lupo a tutti quanti voi. Viva il lupo, viva il lupo. A completamento di questa bellissima squadra, di questo schieramento, Sabrina Palumbo e Pietro Lerario, ragazzi, con la E maiuscola e soprattutto con l'apostrofo. Quindi ragazzi, è un'emozione, un'esperienza nuova, è la prima volta che ti candidi, che ti presenti a un evento così importante. Sì, è la prima volta e sono fiera di partecipare a questa nuova iniziativa per la difesa degli animali, e sono un po' emozionata. Un pochino emozionata, però Pietro lo vedo bello tosto, gagliardo. Pietro, una cosa importante: essere animalisti non significa essere animalisti, significa anche essere ambientalisti ed avere anche una particolare attenzione per gli umani che stanno vicino agli animali. Assolutamente, parto dal presupposto che io rappresenterei Talexit, ma ho due cani, un gatto, e sono, diciamo, amico degli animali da sempre, quindi sono onorato di far parte di questa lista. Ma come la coalizione, dai. Beh, bellissima, è bellissima. E come Talexit, perché siamo qua, ovviamente? Perché siamo qua? Perché noi siamo l'effetto avverso di questa mediocrità crescente, che purtroppo si realizza e si concretizza con i danni che ci stanno facendo a livello europeo e a livello italiano. Abbiamo una mediocrità dei nostri politici che è alle stelle. Come possiamo controbatterla? Dobbiamo continuare così? Io direi a tutti quanti, votateci, a noi, insieme agli animalisti. A tutti noi, votate, che il voto è importante, e soprattutto per l'attività che abbiamo messo in campo per tutti voi, la protezione degli animali. È importante, è connesso con tanti altri aspetti che adesso non posso raccontarvi. Ma no, allora io voglio allora, lei è presa dall'emozione, perché è la prima volta che si cimenta in un esperimento politico così importante come quello delle regionali. Però è gagliarda, ve lo assicuro, è una ragazza tosta e ce la metterà tutta, anche con il vostro aiuto. Beh, votate, mi raccomando, perché sento in giro dire di non andare a votare, una balla, con la legge attuale elettorale, anche non andare a votare si andrà a sottolineare, a continuare a far governare questi politici. Quindi andate a votare e cerchiamo di cambiare la storia, forse è il momento opportuno per farlo, no? Cambiare la storia. E noi su queste bellissime parole chiudiamo questo bel servizio.